sincerità. Adesso è tutto così semplice. Ciao! Perché sei molto complice. Questa storia non la ti fa. Presento l'ospite di questa sera. Alisa! Io sono l'interprete prima di tutto, quindi non sono una cantautrice, ho scritto delle cose ma veramente poche rispetto a tutte quelle che ho cantato e sinceramente trovo che ci sia spazio per tutti, che ognuno sia veramente unico, non mi sento mai in confronto, mi sento che io sono io e tu sei tu, sempre. Da cosa nasce questa voglia di esprimersi in tanti modi diversi? Ecco, da cosa nasce questa urgenza di esplodere in tanti, addirittura ora fare la doppiatrice, stare uscendo un film come doppiatrice? E nasce, non lo so, credo dal fatto che ho passato tanti anni in silenzio. Adesso c'è voglia di parlare. Ma no, non c'è tanta voglia di parlare, c'è voglia di... Diciamo che io ho vissuto tanti anni, non sono mai stata molto capita. Dietro di noi avevano un presidente del consiglio, ex sindaco di Firenze, ex sindaco. Io non dico niente, riguardo alla politica non dico niente. Io diciamo che, allora, noi siamo, nella musica abbiamo tantissime difficoltà, e nell'arte in genere penso ci siano moltissime difficoltà a fare cose in questa nazione. Quello che sbagliano secondo me i politici è proprio non avere l'intensità nel lavoro che ha un fabbro, cioè non partire con le crocette, dovrebbero, secondo me, io ho fatto già il mio programma politico perché io penso che un giorno sarò il presidente del consiglio anch'io. Ciao, io sono una ragazza lucana. Ciao! Mi ha colpito molto prima la sera prima del festival, cioè l'ultima serata del festival, c'è stata un'intervista in cui mi hanno detto cosa ti aspetti. E tu hai fatto, tipo, cosa non mi aspetto? Niente, si è qua per vincere. Sì, sì, ma io ho intenzione di vincere. Perché penso che sia di cattivo esempio andare a un festival così importante e dire ma sai, non mi interessa, sai. È un brutto esempio alla popolazione che dai, soprattutto perché chi fa comunicazione deve dare coraggio e deve mostrare determinazione, perché quello che manca agli italiani, secondo me, è anche la determinazione. Quindi è inutile che fai la corsa e poi arrivi il traguardo, fai la corsa e vinci, poi se non vinci pazienza, ma dobbiamo dare anche dignità a questo festival di Sanremo. Quindi per ora, avendo vinto il festival di Sanremo, io sono la cantante più figa delle canzoni. Sono qui per ascoltare un sogno.